Ciao amici e bentrovati. Questa sera vi ripropongo una ricetta che vi ho già mostrato, gli spaghetti alla matriciana. Però questa volta andiamo a usare il guanciale del contadino, prodotto di ottima qualità che trovate presso Alimentari Montinaro Andrea in località Valdonica. Ottimo, fatto dal contadino 2 settimane fa, perfetto. Quindi ora andremo a lavorare questo, che è tutto quello di cui abbiamo bisogno, oltre alla polpa di pomodoro e basta. Questo, polpa di pomodoro e spaghetti. A dopo. Prima di tutto andiamo a scotennare, a togliere la cotica, il nostro pezzo di guanciale. Invece dall'altro lato lasciamo lo strato, a parte che c'è pochissima cotica, dall'altro lato lasciamo il sale che metteremo a cuocere, a saltare in padella e darà aroma comunque al sugo. Io uso l'oppina, ragazzi, ma voi state attenti, perché l'oppina lo usano solo i matti, sapete, no? Dopo che l'abbiamo scotennato, abbiamo fatto delle fette di circa 1 centimetro e le andiamo a tagliare nell'altro senso di spessore, di larghezza di 1 centimetro, facendo così le famose listarelle, vedete? Queste sono listarelle che metteremo poi a soffriggere. Bene, abbiamo finito di preparare le listarelle di guanciale. Ho fatto circa 3 etti e mezzo di guanciale che andremo poi a soffriggere senza aggiungere altro e poi ci andremo a mettere 800 g di pelati. Questo per fare un sugo per 8 persone. Si può aggiungere anche un peperoncino che poi alla fine della cottura del sugo verrà tolto per dare un po' di aroma e basta, direi che ci siamo. Allora, ci siamo. Ora facciamo andare a fuoco alto il guanciale senza aggiungere olio né niente, perché farà da solo il condimento. Ci verrà giù il pepe e quando sarà dorato lo spegneremo e aggiungeremo la polpa di pomodoro e un peperoncino. Vi ripeto, 3 etti e mezzo di guanciale, 8 etti di polpa di pomodoro e un peperoncino che poi, terminata la cottura del sugo, si rimuove. Ora vi aggiorno più avanti, intanto lo facciamo andare, poi vedrete che più avanti vi farò vedere che dora. Vedete che sta dorando? Ha rilasciato il grasso, quindi si sta facendo il sughetto da solo per il soffritto. C'è un buonissimo odore perché il pepe comunque non è stato tolto da sopra e quindi sta rilasciando anche questo il suo aroma. Ora direi che possiamo spegnere. Ora eravamo a fuoco alto, questo è il risultato dopo circa 5 minuti. Aggiungiamo 2 barattoli di polpa e 2 piccoli peperoncini che poi toglieremo alla fine. Ora non resta da fare altro che farlo cuocere a fuoco basso per 15-20 minuti. Nel frattempo abbiamo messo già a bollire l'acqua, quando l'acqua arriverà in cottura, quando arriverà a bollire butteremo gli spaghetti che li toglieremo 1 minuto prima del suo tempo. Mi sembra che questi spaghetti della Rummo necessitino di 11 minuti, a 10 minuti li toglieremo e li metteremo a saltare 1 minuto in padella insieme al sugo, che intanto nel frattempo andrà. Vedete? Questa è la matriciana. A posto! 10 minuti di cottura della pasta, l'ultimo minuto lo facciamo fare in padella con il sugo che abbiamo preparato e poi ci siamo, impiattiamo per i commensali che stasera sono anche in ritardo. So, ormai qui
se mi togliamo male. Questa è la matriciana. Un minutino e ci siamo. Mi raccomando, pasta rummo, eh? Se no non la state nemmeno a fare, eh? Buon appetito. Thank you.